Trovare lavoro? Non è poi così difficile sentire quanti hanno risposto al nostro sondaggio per le strade di Cosenza, o almeno così è stato per quanti, dopo aver pagato dazio con l'emigrazione, hanno trovato lavoro lontano da casa e sono tornati con in mano l'agognato posto che, giurano, non è costato alcun compromesso. E le raccomandazioni? Non se ne parla proprio, o almeno. Siamo stati fuori, abbiamo cercato lavoro al nord, siamo rientrati con un posto già statale. Senza aiuti, tranquillo. No, no, senza aiuti. L'avvicinamento è uguale. Uguale. Nessuna bussata di No, porta. no, perché comunque a noi non Un già. No, vassoio, regali in no, no, mano. no, no. No. E lo cerco giorno dopo giorno, insomma, per Ma si è mai intenderci. rivolto a qualcuno? No, no. Nessuno lo ammette, nessuno lo vuole No, dire. no, no, le dico perché, perché sono contrari. No, di poggio no che se. Ma non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Ci vuole molta raccomandazione per lavorare. C'è gente che per 20 anni è stata presso, dopo 20 anni ha avuto forse, chissà perché, ha avuto questo lavoro. C'è gente invece che è ignorante, che ha posti di lavoro in banca, che non capisce niente, e tanti ragazzi di cultura che sono a spasso e gli viene l'esaurimento, gli viene la depressione, padri di famiglia che si suicidano. Facile non è, però bisogna avere coraggio. Per i suoi figli? Ne ho tre, tutti disoccupati. Si è rivolto mai a qualcuno? No, perché non ho seguito quella strada per questione di principio. I figli, questo è il problema, purtroppo, che i figli sono disoccupati. E la soluzione è quella di chiedere aiuto a qualcuno? Ma dipende. La soluzione principale sarebbe quella di trovare un lavoro secondo le proprie capacità, però l'offerta di lavoro è così piccola che è difficile. Io ancora il problema non l'ho risolto. Se non si impegna, se non si impegna nello studio, e logicamente non sa fare niente, bisogna delle raccomandazioni. Io ero all'estero, in Alta Italia, ho lavorato. Mio fratello Bonanno mi ha scritto l'elenco speciale, no? Nell'ufficio di Sì. collocamento. E dopo così è stata proprio una fortuna così. No, non mi sono rivolto a nessuno, l'ho trovato. Ho fatto un concorso pubblico e l'ho superato. Facile no, però poi ci sono riuscito, insomma, dopo un paio d'anni di tentativi. Con l'aiuto di qualcuno. No. E i miei figli sono laureati, uno insegna e un altro è commercialista. E hanno trovato lavoro facilmente? No, hanno avuto i sacrifici parecchi, il mio figlio specialmente che è andato sempre fuori a insegnare, a fare molti sacrifici. Chiedendo aiuto, scusate i termini un pochino volgare, ti prendono per i fondenti però, domani, poi dopodomani, poi intanto poi arrivano le cose, ma...